Ciao ragazze, sono tornata da lavoro, mi sono fatta una doccia e ora sono a letto. Allora, stasera è uscito il vlog dove vi faccio vedere il pane e quindi in tantissime, tanti, cioè praticamente tutti i commenti, in tutti i commenti mi avete chiesto di fare la ricetta del pane. Allora, ora oggi è lunedì. Domani mattina facciamo il pane, anche se ce l'ho, sinceramente, però comunque lo vado a fare così vi mostro la ricetta. E niente, così vi faccio vedere tutto, faccio solamente una dose perché già ce l'ho, ho tre pagnotte in freezer, credo. Pierangelo! Quanto pane è rimasto? Ne hai scongelato un altro stasera? Ok, quindi ce n'è. E niente, ne vado a fare solamente una dose così vi faccio vedere come lo vado a preparare. E niente, oggi volevo vloggare, ma non ho vloggato. Ieri volevo vloggare, ma non ho vloggato. Mi avete scritto che volete un video al giorno. Io spero ragazzi di riuscirci, però è davvero difficile. Non penso che riuscirò a mettere un video al giorno, però cercherò di impegnarmi un po' di più e caricarvi un po' più di video. E niente, l'ultimo vlog a me è piaciuto tanto, il vlog dove vi mostro la nonna Grazia, che è affetta da Alzheimer. E quindi niente, ve l'ho fatta conoscere. Lei è proprio materna, nel senso che tipo se vede Greta che gioca con i cani ha paura, allora sta sempre a dire attenzione che sono sempre animali, non si sa cosa possono fare, e lei è sempre attenta, oppure attenzione alla bambina, oppure se c'è un po' di vento metti qualcosa addosso alla bambina che fa freddo. Poi lei non ci crede che Greta è figlia a me, dice, infatti avete visto nel video, dice veramente, mi chiede se è vero che è figlia a me, perché forse mi vede un piccolo, non lo so. E dice veramente figlia a te? E niente, sono contenta che ve l'ho fatta conoscere. Vi ho fatto conoscere zia Rosa. Greta. E adesso vi faccio vedere una principessa che si chiama Greta. La volete vedere? Greta? Ma quanto sei bella! Con questo sorriso. Stasera siamo andati in campagna, è venuta anche Greta. Si è screpolata il musetto. Oggi faceva freddo comunque in campagna, ragazze, stasera c'era un vento. Greta, dai un bacio volante a tutti. Volete vedere cosa fa adesso? Beh ragazze, io vi saluto, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo vlog. Ciao! Qua è! Praticamente lì sta attenta attenta che io appena dico ciao ragazze, vi saluto, ci vediamo nel prossimo vlog. Lei è pronta con la manina che deve chiudere. Madonna. Comunque ci sono qua questi punticci. Che, mi sa tanto che sono dovuti alla mascherina maledetta e niente, anche alla polvere, comunque anche le piante delle zucchine che sono irritanti. Infatti, ho tutte le braccia tutte rovinate per via appunto delle zucchine. Comunque, niente, ragazze, ora sono a letto. Metto a dormire. Domani mattina, oggi ho fatto un sacco di servizi di pulizie. In realtà, ho piegato robe, messo a lavare l'ombra, ho cambiato le lenzuola, ho fatto il solito, ho fatto il bagno, ho fatto i pavimenti, ho fatto la polvere.
E niente, ho cucinato, infatti ho fatto anche la pasta fredda, la pasta integrale, l'ho preparata per domani così c'ho tutta pronta. Però non so domani a Greta se le faccio la pasta con i fagiolini. E di certo non mangerà la pasta fredda, non credo, anche perché è integrale lì, no, non la mangia. Madonna, si è toccata questa bimba. Fai sentire, come dice Nonna Grazia, porte aperte alla Renault, come dice Nonna Grazia, porte aperte alla alla Greta. Ha fatto il bagnetto da nonnita stasera, però Greta stasera non voleva stare con nonnita. Dove volevi andare stasera? Da ma? Dove vuoi andare? Volevi andare oggi da Maya? Poi fa la canzone così. Piano il filo. Ragazzi, io adesso vi saluto e ci vediamo poi domani con il continuo di questo vlog. Buonanotte. Mi sono appena resa conto di aver fatto una grandissima cazzata. Buongiorno ragazze, bentornate in questo video. Oggi è il giorno dopo, è pomeriggio, sono le 17:26. Mi è venuta voglia di fare la pizza per stasera. Invece di mettere lo zucchero, ho messo il sale insieme al lievito. Quindi penso che dovrò buttare la bustina. Vi stavo raccontando che niente, mi sono messa a fare la pizza e qui ho sciolto il lievito di Eurospin e va sciolto in 50 ml di acqua con un cucchiaino di zucchero, ma Maria Carmela invece di mettere lo zucchero ha messo il sale, quindi 10 minuti non penso che farà schiuma, penso che ora lo dovrò andare a buttare perché se non si attiva il lievito non faccio niente. Ora ci ho messo anche il cucchiaino dello zucchero, ma penso che non si attiverà. Comunque sto provando un'altra ricetta per fare la pizza, una ricetta veloce. Allora vado a mettere 500 g di farina 00, 350 ml di acqua, 17 g di sale e 7 g di lievito di birra. Comunque io ho messo un cubetto fresco perché mi serve abbastanza velocemente. Ora lo impasto al Bimby, 3 minuti modalità spiga, 3 minuti velocità 6. E niente, è fatto tutto. Ora butto questo lievito e lo rifaccio perché non sto facendo nulla. E come sempre, devo fare sempre danni. Quindi ora vado a buttare questo lievito. Mi dispiace, ma non posso farci niente perché sbadata che sono. Ho fatto la mia solita cavolata. Ora. Ok, ora ci metto un cucchiaino di zucchero. Prendo la bustina. L'impasto è pronto. Ora bisogna farlo riposare per mezz'ora, dopodiché si vanno a fare i panetti. Quindi niente, non so se lasciarlo qui.
Ora lo lascio qui nel bimby, sì. Ora lo lascio nel bimby a lievitare. E poi tra mezz'ora vado a farci i panetti e li metto nel forno. Così. Poi quando torniamo, perché devo andare in campagna, ragazze, devo andare in campagna. Greta sta ancora dormendo. Sono già le 5:30, hanno 17:39. Però non fa niente, tanto devo andare a raccogliere giusto qualcosina. E niente, nada. Ora vi voglio far vedere. Faccio vedere le mie piante. Guardate com'è cresciuta. Cioè, ho fatto tutti questi. Poi ai fiorellini che stamattina erano tutti belli aperti. Magari domani vi faccio vedere come sono tutti belli aperti. Questo è l'origano. Questa pianta qui ha fatto un sacco di fiori. Poi ci sono questi che dovrebbero aprirsi e sono i boccaleone. Qui c'è questa pianta grassa che mi ha dato mia madre, ma comunque seccata. Oggi ho trapiantato un po' la menta. Questa è quella che mi ha messo Pierangelo, infatti c'è la zolletta di terra e sta benissimo. E poi c'è questa che è uguale a questa, solo che i fiorellini sono bianchi e a stare in casa non stava facendo più fiori perché appunto non stava bene al sole. E ora guardate, ha fatto tutte le nuove foglioline, quindi dovrebbe riprendersi. Guardate i boccaleoni come si sono riempiti, sono super super contenta. E questo è erba. O sono i boccaleone? No, vabbè ragazze, capisco. Perché qui c'è il fiore, ora non so. Ma penso che sia erba, credo. Comunque staremo a vedere, anche perché sta facendo il fiore anche questo. E niente, è tutto qui. Ora vediamo un po' cosa ne esce da fuori. E speriamo che escano più, appunto, subito i fiorellini, perché sono troppo troppo curiosa. Sono troppo curiosa di vedere come usciranno, perché saranno tutti colorati. Qui c'è una finta farfalla, vabbè. Mi devo fare la tinta perché fanno schifo i miei capelli, però per via del matrimonio stavo aspettando un altro po'. Poi ho prenotato l'estetista per le sopracciglia, così per chi si stesse proponendo il problema delle mie sopracciglia, ho già prenotato tutto. E nulla. Questo è quanto. Gli ultimi aggiornamenti. Quindi ora aspetto un po'. Per le 6 faccio i panetti e sveglio Greta, perché se no stanotte si balla. La danza del serpente, la danza del ragnetto, la danza che vuole di qualsiasi danza. Quindi stasera pizza. Ieri c'era l'isola e non l'ho vista, ma ragazzi non la sto seguendo più perché sinceramente quest'anno è veramente noiosa, come vi ho già detto in altri vlog. E ieri neanche l'abbiamo visto. Anche perché torniamo tardi da lavoro la sera e siamo stanchi e non ci mettiamo per niente a guardare televisione, crolliamo direttamente. Ora andrei a svegliare Greta, perché sono già le 6:15, ed è tardi. Ora piano 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 la vado a svegliare, vediamo un po' cosa fa. Un buon risveglino. Buon risveglino. Ci siamo? Buongiorno Greta. Ciao. Ecco, lo sapevo. Cosa vuoi? Vuoi latte? Sì, e mo te lo va a fare, mamma. Se la vi, se la vi, se la vi. Bene, che mi ha lasciato la zanzara aperta giusto per far entrare due mosche in più. Preparo il latte a Greta. Poi, ragazze, vi volevo dire, mi dovete scusare se non vi rispondo a tutti i commenti, però appunto ho molto meno tempo e quindi quando ho tempo piuttosto cerco di montare video, far girare video, caricarvi video, è difficile gestire poi il tutto con i tempi e niente. Quindi scusatemi se non vi rispondo, se vi rispondo tardi, però è così. Ora vediamo qui se sta lievitando. Comunque mezz'ora non è che dovrebbe fare chissà che cosa. Vediamo un po'. Sto riscaldando un po' di latte a Greta perché se non vuole il latte, se no adesso piange. Ah, come si fa? Comunque è veramente tardi. Ah, pomeriggio mi sono messa al cellulare un po'. Volevo un po' riposare, ero stanca.
dopo diciamo niente. Comunque mi fa super super piacere, ragazze, che è sparita Keita. Eccola! Tieni, bimba! Buon appetito! Sigrita vuole il latte. Vediamo, ancora ha fatto la pipì perché abbiamo tolto il pannetto. Ora metto un po' più sopra Greta. Greta sta bevendo il latte. Greta sta bevendo il latte. Comunque mi fa super piacere che il video di la nonna vi è piaciuto, cioè il video che mostra la nonna vi è piaciuto tanto. E mi è piaciuto tantissimo quel vlog. Io non mi riguardo mai, io non mi guardo, i miei vlog non li guardo mai. Cioè, una volta montati e caricati, non vado mai 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 a riaprirli e rivedermeli. Però la scena dove c'è la nonna me la sono andata a rivedere, perché mi fa troppo tenerezza. Poi lei è molto attenta, si preoccupa di Greta, eccetera. Quindi poi nei prossimi giorni l'andremo a trovare. E niente. Ora stavo pensando di montarmi subito questa parte di video nel frattempo che Greta finisce, faccio i panetti e tutto. Perché ragazze, dove posso rubare tempo, rubo tempo. Comunque mi sono uscite le lentiggini come al solito, l'estate mi escono le lentiggini sul naso. Ragazze, sono stanchissima, sono tornata ora dalla campagna, sono le 21:25. Mi sono alzata adesso, mi dai. Sì, certo. Allora, qui ci sono le pagnotte. Ora, non sono lievitate molto, non so se lievito. Comunque ora stendo e vediamo un po' cosa ne esce fuori. Mangia, questa è la pizza, ragazze.
Ora l'assaggiamo e vediamo un po' com'è. Ragazzi, è buona, però secondo me la sorbillo è la numero uno. Sono le 11, ho appena finito di pulire tutto qui la cucina, abbiamo finito di cenare ed è tardissimo. Ora vado a letto, vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao! Thank you.